È deludente, nel senso che naturalmente non mi aspettavo il discorso di uno statista, mi aspettavo però il discorso di una persona motivata, soprattutto da una persona che avesse capito qual era l'importanza dell'elencazione sia delle tematiche più urgenti ma anche delle risposte da dare a queste problematiche che sono sul tappeto. Abbiamo assistito, non dico a uno show, ma comunque una rappresentazione che era molto più di partito rispetto che al ruolo istituzionale che oggi svolge il Presidente del Consiglio. Ma siamo sconvolti oggi da questo intervento per la fiducia da parte di Matteo Renzi. Un discorso vuoto, il nulla. Ha dimenticato di parlare di sanità, non ha parlato di infrastrutture, non ha parlato neppure del Mezzogiorno, che in quest'Aula tutti se lo aspettavano, anche magari con spirito critico. Veramente ha fatto un comizio da quartiere. Ho parlato con dei colleghi di maggioranza del PD e devo dire che con molta difficoltà nascondono il loro imbarazzo su questo vuoto pneumatico, come l'abbiamo definito noi. Qualcuno l'ha liquidato con una battuta, forse era meglio mandare Crozza. Io sono assolutamente preoccupato perché un intervento di questo genere fatto al Senato non aveva nessun senso, non è stato detto nulla, credo anzi che Crozza avrebbe detto nella sua imitazione di Renzi qualcosa di più di quello che ha detto Renzi oggi. La preoccupazione viene dal fatto che ci sembra assolutamente inconsistente, un programma che non esiste, molte parole, pochissime idee vere e quindi non so che futuro potrà avere questo paese con una presidenza del Consiglio così, d'altra parte, come è evidente, già svenduta all'Europa di Merkel. Un intervento e noi ci aspettavamo quantomeno un discorso programmatico, invece di programma non si è proprio parlato, nessun programma di governo. Sono state fatte delle considerazioni che vorrei dire anche un po' semplici, ma la politica, il governo, soprattutto in questa fase, è un qualcosa di molto serio e deve essere affrontato in maniera seria e con dei programmi molto precisi e determinati, cosa che noi non abbiamo assolutamente sentito. Noi sapevamo già dalle anticipazioni che probabilmente la voto sulla fiducia non l'avremmo mai dato, ma a fronte a questa rappresentazione di una situazione che per noi è comunque molto grave e non avere è sicuramente ha sorvolato anche su temi importanti, questo è molto grave, nuovamente lo diciamo, il nostro voto quindi sarà sicuramente contro la fiducia. Senatore Candiani, perché definite un gran teatro dei burattini quello che si è svolto oggi? Perché quello che è accaduto prima in aula, sostanzialmente Renzi è venuto, ha fatto il suo bello show elettorale dicendo parole vuote, ma addirittura con un'ipocrisia, una carica di ipocrisia mista al nulla, veramente pericolosa, arrivando a dire anche che è ingiusto che vengano scarcerate le persone e che ci sia gente che ha commesso dei reati e poi viene messa fuori di galera, quando sono loro stessi che l'hanno liberati con lo svuota carcere non più di qualche giorno fa, arrivando a dire a gente che ha imparato, stanno tra la gente, che cosa vuol dire non avere il lavoro, che c'è la crisi economica, cioè ha preso per il naso tutti in maniera grandiosa, ma questo è un uomo pericoloso perché fa un mix tutto assieme di demagogia, di arroganza e di aggressività che veramente mi hanno impressionato. Era la prima volta che lo sentivo e ne sono veramente stato impressionato in maniera molto negativa. E anche nei confronti del PD, il suo stesso partito, che ha preso per il naso più volte, quasi quasi prendendolo un po' come fossero gli hooligans della curva allo stadio. Una persona francamente molto deludente, ma la ritengo anche pericolosa proprio per il suo modo molto aggressivo di vedere la politica. Un'ora e 10 minuti di vuoto pneumatico, non ha avuto un concetto degno di attenzione, non l'ha avuto. E credo che degli ultimi 4 che ho sentito nella mia esperienza di parlamentare questo sia stato in assoluto più scarso. È arrivato a chiedere se avessimo mai parlato con un professore, se avessimo mai parlato con un disoccupato, se avessimo mai sentito la disperazione di un papà che perde un figlio per un incidente, per uno che utilizza molto arco. Allora, questo qua è un soggetto che secondo noi non ha nessuna capacità e mi fa specie che sia stato anche poco applaudito dai suoi. Questo è un metro che dovrebbe farlo riflettere, altro che chiedere la fiducia oggi. L'applausometro è stato molto molto scarso nei suoi confronti. 80 minuti di aria fritta, ha detto praticamente nulla, non ha entusiasmato nemmeno i suoi, erano molto imbarazzati anche tra i banchi del governo, i 16 ministri avevano la testa bassa.
è stato anche irriconoscente Spavaldo nei confronti di chi l'ha preceduto, Letta, che ha ucciso politicamente, non ha convinto assolutamente nulla, non ha parlato di sanità, non ha parlato di investimenti, non ha parlato di questione settentrionale, non ha nemmeno parlato di questione del Sud, quindi il vuoto assoluto. E tra l'altro è stato anche arrogante, perché ha parlato come se solo lui conoscesse i problemi della gente, dimenticandosi che tra i banchi del Senato siedono molti che hanno fatto gli amministratori locali, i sindaci, i presidenti di provincia, come per esempio i rappresentanti della Lega Nord. Quindi è stato anche un affronto, un arrogante, e siamo preoccupati per il Paese, perché si meritava certamente un altro e diverso e migliore Presidente del Consiglio dei Ministri. Ma credo che l'intervento si commenti da solo, parole assolutamente vuote, parole che non hanno consistenza, nessun programma, nessuna relazione programmatica e nessun piano per il rilancio e sviluppo di questo Paese. Credo sia veramente una delusione incredibile per un Premier che ha voluto così entrare a gamba tesa nel Parlamento, prenderne poi il comando, non avere nessuna intenzione di dare risposte concrete. Un'ora e mezza circa di parole inconsistenti, nessun programma, ripeto, una grande delusione che porterà sicuramente difficoltà nella governabilità del Paese e anche nelle risposte che aspettano i cittadini. Un attacco, secondo noi, tra l'altro, anche all'istituzione, dandoci proprio delle incapacità di non conoscere i problemi, quando noi della Lega Nord i problemi li stiamo combattendo, lavorando alacremente con emendamenti da un anno che vengono inaccettati da un governo sordo alle problematiche, ma sicuramente questo sarà ancora più sordo e incapace di dare risposte. Ha portato esempi come lo sforamento del patto di stabilità, le difficoltà che comporta per i piccoli comuni, per i comuni virtuosi, ha portato esempi che riguardano il lavoro, le carenze di lavoro, non ha parlato assolutamente di infrastrutture, tutti esempi che credo la Lega Nord conosca molto bene, perché la Lega Nord è un partito di territorio che in mezzo alla gente gira, parla, conosce i problemi, li porta in queste sedi con una forte voce, con istanze da sempre purtroppo combattute da chi non vuole assolutamente cambiare il sistema, non voglio migliorare questo Paese e portarlo finalmente a rialzare la testa. Purtroppo un brutto esempio di politica mancata nei programmi e nella concretezza di quanto è stato detto.